Alessandro, allora finalmente arriva anche questa vittoria virtualmente, diciamo, in casa, perché c'era comunque il campo reale, però il mister diceva di volere continuità dopo il successo del derby, arrivarono oggi. Sì, sì, era importante dare continuità a quello che avevamo fatto a Pagani, dove avevamo giocato una bella partita perché avevamo vinto il derby, quindi oggi per noi era fondamentale continuare questa striscia e ce l'abbiamo fatta, quindi siamo contenti. Adesso ci racconti il suo... il mio? Beh, diciamo che è stata un'intuizione. Ho visto che c'era la palla larga a strafezza, ho detto adesso mi butto, come al solito, e è arrivata lì sulla testa. Per fortuna non l'ha toccata Simo, che era davanti a me, e è arrivata proprio in testa e sono stato tolto. Ma sbagli è sotto la domanda? Eh? È sotto la domanda? No. È qualcosa di particolare quel... No, è il gesto, diciamo, del mio cane. Che si chiama? Simba. Lo dedico a mia sorella e a Francesco Lisi. Posto? Sì. Grazie.